Cambia location ma resta in Romagna l'Italian Bike Festival che dal 9 all'11 settembre sbarca al Misano World Circuit Marco Simoncelli per la sua quinta edizione. Nato nel 2018 ha avuto dati sempre in crescita dai 20.000 visitatori della prima edizione ai 30.000 dello scorso anno, diventando sempre più il salone di riferimento per gli appassionati delle due ruote. La manifestazione ad ingresso gratuito ospiterà anche gli stati generali della bicicletta e farà da madrina alla prima edizione delle European Media Cycling Contest. 50 giornalisti, blogger, influencer specializzati nel mondo bike e provenienti da tutta Europa parteciperanno ad una serie di eventi alla scoperta del territorio. Arriviamo al quinto anno di Italian Bike Festival e l'evoluzione naturale per andare incontro alle aziende, alle loro esigenze di spazio, al pubblico era trovare una location nuova e una location che incarnasse lo spirito di BF, e l'autodromo di Misano da questo punto di vista è la location per ospitare il nuovo Italian Bike Festival. E le novità sono che nel 2022 avremo tutta una serie di attività che renderanno il festival ancora più esclusivo, a partire dai test, perché potremo utilizzare la pista per testare le bici. Da un punto di vista degli eventi che ci saranno, degli show, la scuola per i bambini, il cicloturismo, quindi veramente e tante aziende che daranno la possibilità agli appassionati di conoscere tutte le novità del mercato 2023. Quest'anno dovremmo superare le 300 aziende espositrici e la cosa positiva è stata che tutte le aziende rispetto agli ultimi anni hanno incrementato in maniera veramente incredibile l'area espositiva, quindi hanno più che triplicato la propria area. E quindi questo ci permetterà, una cosa che forse in Europa non si è mai vista, di riempire completamente l'autodromo a livello espositivo. Quindi sarà un colpo d'occhio incredibile. Molto interessante, molto bello che l'Italian Bike Festival faccia tappa a Misano, perché siamo in Romagna, perché è una delle mete più ambite in ambito cicloturistico, perché ci sono tutti i presupposti per far vedere tutto quello che c'è di bello in questa regione, anche perché quando parliamo di Italian Bike Festival parliamo naturalmente di tecnologia, parliamo di tecnica, ma parliamo anche di turismo, parliamo di territorio, anche perché da quest'anno ci saranno vari consorzi che gravitano in ambito enogastronomico, territoriale, e quindi attraverso l'IBF riusciamo ad avere una visione a 360 gradi di tutto quello che può rappresentare il ciclismo. Misano, insomma, è famoso in tutto il mondo per l'attività che si fa al circuito, due ruote ovviamente a motore, e aggiungiamo anche un tassello molto importante che è quello dello sport fatto con le due ruote, non a motore ovviamente, quindi in bicicletta. Ed era uno dei nostri obiettivi, cioè cercare di ampliare sempre di più l'offerta del comune di Misano in ambito sportivo. E nell'ambito sportivo c'è un po' di tutto, insomma, non solamente quella a due ruote, però ci mancava proprio un evento di particolare importanza legato al mondo della bici, e questo, diciamo, è l'evento di punta, insomma, per il mondo della bicicletta, e quindi riusciamo ad avere anche questa importantissima manifestazione che tra l'altro si colloca appena dopo la MotoGP, quindi avremo il mese di settembre dedicato allo sport, alle due ruote in particolare, prima con la MotoGP il 4 settembre e poi il weekend successivo con il Bike Fest, che è un evento di particolare importanza, insomma, per il territorio. Al Misano World Circuit 50.000 metri quadrati saranno destinati all'area espositiva, i restanti 30.000 saranno dedicati a test e iniziative collaterali. Grazie al gruppo Financo, che sono proprietari del circuito, insieme abbiamo lavorato a un piano industriale con investimenti costanti nell'infrastruttura e nello sviluppo di piste. Ne abbiamo tre: la pista internazionale, flat track e il Misanino, le nuove palazzine box, la nuova pit building, sale lounge, le terrazze con le caffetterie, e quindi, insomma, grazie a questa polifunzionalità l'attrattiva dell'impianto è diventata accattivante anche per un settore per noi interessante come ovviamente il cicloturismo e quello sportivo. L'Emilia-Romagna sempre di più si sta confermando una terra di grandi eventi sportivi, di grandi manifestazioni dedicate alla vacanza attiva, e l'Italian Bike Festival è un po', diciamo, il coronamento di un percorso che abbiamo fatto per la valorizzazione del movimento e delle due ruote. Peraltro quest'anno appunto la location che ospita questa importante rassegna, questo festival, è
l'autodromo di Misano, quindi due grandi eccellenze che si incrociano, da una parte un contenitore che sempre di più è un grande attrattore turistico di grandi eventi motoristici e automobilistici che generano presenze, e dall'altra appunto penso la più grande rassegna dedicata appunto alle due ruote in Italia e in Europa, e quindi siamo molto soddisfatti. Questo evento si svolgerà nel mese di settembre, prima ci saranno naturalmente tanti altri grandi eventi per una stagione davvero straordinaria di sport, ma anche di, come dire, fiducia nel futuro, perché lo sport è comunque movimento e aiuta le persone, anche quelle che non lo fanno, diciamo, per pratica professionistica, comunque ad alleggerire un periodo che speriamo di avere per sempre alle nostre spalle, molto pesante, e poi lo sport fa bene alla salute, quindi direi che ci sono tutti gli ingredienti per una primavera, un'estate davvero importante. C'è da dire che sono eventi che poi portano anche un forte indotto sul territorio. Sì, assolutamente, avevamo fatto uno studio e ci hanno dato i dati poco tempo fa, a oggi IBF porta un indotto sul territorio di quasi 5 milioni e mezzo di euro. Con l'edizione dell'anno scorso sicuramente ci aspettiamo un miglioramento di questo dato, perché con l'incremento delle aziende, l'incremento di pubblico che ci aspettiamo quest'anno, ricordiamo che IBF rimane sempre un evento completamente gratuito per il pubblico finale, quindi non paga assolutamente niente, quindi anche da questo punto di vista ci aspettiamo di essere ancora più presenti nella regione da questo punto di vista. Perché avete lasciato Rimini per Misano? Ma proprio perché volevamo dare al festival farlo diventare maturo, passare da evento di piazza, che non c'è niente di male nel evento di piazza, a un evento molto più strutturato, con dei servizi, con delle attenzioni nei confronti del pubblico finale, da evento di riferimento quale BF vuole essere. Noi nel pre-Covid avevamo fatto uno studio con l'osservatorio regionale e la ricaduta economica era di circa 162 milioni di euro, di cui 70 milioni di prenotazioni alberghiere con le 735 mila rooming night. Quindi sappiamo quello che è il valore degli eventi, sia da un punto di vista commerciale che sportivo, perciò essere presenti nel palinsesto anche con un evento come l'Italian Bike Festival per noi è un ulteriore alzamento dell'asticella a cui puntiamo come circuito. Chiaro che per noi il turismo, quello dell'estate, è il turismo principale, però negli anni si è cercato di incrementare tanti altri segmenti che stanno diventando veramente validi. Ma io credo che noi in questi anni abbiamo lavorato per fare di tutta l'Emilia Romagna una destinazione turistica attrattiva e attraente, per comunicare che si possono vivere delle belle esperienze al di là, diciamo, della classica vacanza balneare, e penso che ci siamo riusciti, anche perché il turismo è una grande industria che produce fatturato, che dà lavoro a tante persone, che consente alle imprese appunto di proseguire nel loro percorso di crescita, e quindi è importante, insomma, che il turismo produca reddito per tutto l'anno e non solo nei mesi estivi. Quindi il nostro obiettivo è quello appunto di renderlo sempre più, diciamo, un volano di sviluppo non solo limitato ad alcune stagioni dell'anno, ma proprio un driver fondamentale per la crescita della regione come altri grandi settori manifatturieri. Piste ciclabili in zona mare, ecovia nell'entroterra, Misano dal punto di vista del dare servizio a chi si muove in bici ce la sta mettendo tutta. Ce la stiamo mettendo tutta, questa era una cosa tra l'altro non programmata, questa è il Bike Fest che si è inserita in un programma che noi abbiamo già di rafforzamento proprio legato al mondo della bici delle due ruote. Le ecovie ad esempio sono un sistema di collegamento mare-entroterra dove una persona, un appassionato, può fruire ovviamente delle bellezze del territorio. Le piste ciclabili lungo le strade più pericolose che cercano di togliere i ciclisti, diciamo così, dalla strada. Questa è una manifestazione ovviamente dedicata in particolare alla bicicletta. Chissà, poi noi puntiamo sempre ad arrivare a velodromo, che sarebbe ovviamente il completamento di tutto il percorso appunto legato alle due ruote. Un binomio, quello tra ciclismo ed Emilia Romagna, direi assolutamente consolidato. Assolutamente sì, è la prima regione che ha una squadra che si chiama in Emilia Romagna, composta da 13 ambassador, che sono ragazzi che corrono ma cercano comunque di parlare del loro territorio, delle nostre strade e anche dei loro sogni. E in più, sai, come dicevo prima, Emilia-Romagna, soprattutto la Romagna, è la seconda regione per quanto riguarda le presenze di cicloturisti, insieme o dopo l'Alto Adige.
qui sono nati i Bike Hotel, abbiamo 8.000 km di strade, abbiamo anche delle strade per la gravel che sono straordinarie, con delle ciclabili che stanno crescendo anno dopo anno. E quindi penso che abbiamo tutto quello che serve per offrire a tutti quelli che vogliono venire a fare sport o a fare cicloturismo in Romagna, hanno tutto quello che gli serve. Piano piano si torna alla normalità? Sì, spero proprio di sì, perché ne abbiamo bisogno, perché alla fine speriamo che i mesi, gli anni difficili siano nelle spalle, perché sono stati davvero complicati. Spero che tra poco ci sia una bella discesa pedalabile dove possiamo gustarci tutto quello che abbiamo faticato prima. Il pomeriggio dedicato alle due ruote è stata anche l'occasione per inaugurare la seconda stagione della MVC Square e per lanciare il nuovo accordo tra Misano World Circuit e Fondazione Misano per la gestione delle prenotazioni alberghiere fino al 2024. Questo progetto si lega alla trasformazione del circuito nel grande parco del motorsport e in questo caso con la Square vogliamo avvicinare in maniera più ampia proprio tutti gli sportivi, tra cui ovviamente anche gli appassionati non solo di motorsport ma anche di ciclismo. È una piazza aperta tutto l'anno, abbiamo servizi di tanti tipi per gli appassionati di motorsport e non, caffetterie, giochi per i bimbi e l'idea di questo parco sempre più polifunzionale e di divertimento per il territorio, insomma vogliamo che sia la nostra bandiera. Michele, tanta pista, però da pilota, adesso anche l'imprenditore sempre legato ai motori, tu che sei pugliese hai trovato la vera terra dei motori in Romagna. Sì, sono molto contento, soprattutto perché far parte, essere diciamo un testimone importante di questa nuova iniziativa che ha fatto il circuito, questa piazza, questo square, è una grandissima cosa, soprattutto perché oltre ai motori raccoglie un po' lo sport in generale, quindi credo che sia una cosa bella per il territorio e sono orgoglioso di questo, perché puoi vedere tanti appassionati, tanti bimbi, le bici in questo caso, l'anno scorso la prima Gran Fondo con partenza e arrivo qui, è comunque una grande emozione. La fondazione nasce nel 2015, tra gli obiettivi la promozione del territorio, quindi la promozione della destinazione, l'organizzazione dei grandi eventi e la gestione dell'incoming. Ecco, con questo accordo rafforziamo questo legame tra il circuito e i nostri operatori. Per i prossimi 3 anni gestiremo per conto di Misano World Circuit l'incoming di tutti i grandi eventi legati al circuito. È un accordo che è un po' trasversale, nel senso che noi tratteremo tutti gli hotel, naturalmente principalmente quelli di Misano per quanto riguarda le nostre strutture, ma che vanno da Cattolica fino a Bellare, quindi facciamo un altro accordo di sistema, non guardando esclusivamente al nostro territorio.